Buonasera, oggi Buonissimo. siamo nell'antro dell'artista. Vi ricordate di Massimo? Un bel po' di tempo fa vi parlammo di lui, delle sue opere. Oggi Massimo, come vedete, è all'opera. Lui sta sempre qua all'opera. Massimo oggi ci deve parlare di una nuova opera che sta preparando di un castello di Gravina. Castello di Gravina, voi pensiamo tutti, noi pensiamo tutti al maniero federiciano che conosciamo tutti, ma quello più che un castello è appunto una casa per lucelagione. Il vero castello, cioè l'altro castello di Gravina, si trovava, secondo alcuni documenti, dove oggi c'è la cattedrale di Gravina. Dopo le ultime scoperte fra i documenti si è visto, si è tentato di capire l'ampiezza di questo castello che a quanto pare è sul burrone della, della gravina. Quindi, Massimo, ci parli di questa nuova opera? Allora, questa nuova opera è ancora presto nel parlare di della forma, com'era chi lo ha costruito, chi lo ha abitato, quanto era grande, quanto era alto, come era formato perché stiamo cioè più che stiamo uh, Fedele Raguso, professore di Autarno. di professor Raguso, sì. Sta uh, completando la scrittura e Salutiamo un... il professor Raguso, no? sta completando la scrittura di un libro dedicato proprio a Castrum Gravinas, cioè il castello di Gravina costruito si presume prima dell'anno 1000. E 15 giorni fa ho incontrato il professore ad Altamura e mi ha fatto vedere un po' di disegni e documenti storici che lui ha in tantissimi anni ha, è riuscito a, a trovare a Napoli, a Roma, in giro per l'Italia e anche fuori l'Italia. E solo lui poteva riuscirci. Quindi, eh, abbiamo a ah, documenti dove si dice che dove c'è la nostra cattedrale una parte del campanile della cattedrale faceva parte del castro questo castello che poi dicono che nel mille, 1090, 1000 fu crollato, che ci fu un grosso terremoto. A parte il terremoto, sì. Poi lo ricostruì, non, non mi ricordo chi. Poi ci fu un, un altro terribile terremoto che colpì Infine, tutto il sole. un altro vescovo, mi pare, decise di costruire la cattedrale. Quindi, Quindi ci sono fondamenta Sotto il campanile, che dicono che c'era un'altra struttura diversa dalla cattedrale. Quindi, noi ci auguriamo che il nostro Massimo venga, gli venga commissionata questa nuova opera. Ci farebbe no, veramente un grande di, piacere. Commissionata il professor Fedele, mi ha, mi ha detto che può già iniziare a preparare il materiale. Che I, quindi i primi dati per la lui, costruzione ce li hai insomma. lui ha intenzione di presentare il libro con la miniatura a non Perfetto, allora. Quindi, quindi fra poco vedremo l'altro castello. Quindi dal Gravino avremo due castelli. Due castelli. Io voglio farti qualche domanda un po' particolare. Si dice che ogni, ogni profeta non viene <ride> riconosciuto in patria. Nel caso tuo, Massimo, com'è la situazione qua? Il detto dice la verità, quindi è un tasto brutto da raccontare. Ma che tutti ormai sanno, che io ho questa passione, Rocco. Realizzare miniature, realizzarle con una tecnica particolare. Appunto, e non è uno scherzo. Su mattoni, in tanti mi dicono che sono pazzo. Nella... Pazzo nel senso buono, ho fatto alcune ricerche su internet. cioè con, con la mia tecnica, in tutto il mondo sono pochi quello che eh, realizzano: appunto. miniature, mattoncino su mattoncino. Questa è la mia tecnica, è i Lego, però i Lego hanno il loro incastro. Qui l'incastro appunto. Quindi ritornando, ho detto. Io sono dieci anni che sto combattendo con l'amministrazione comunale. Sia Die... la vecchia che la nuova. Dieci lunghi anni. Promesse. E ti posso, promesse, capire. E ti e posso capire. Io ho la mia attività. Le miniature, le bellezze di Gravina che ho ricostruito in miniatura. Era per mettere in mostra ai turisti di ciò che noi abbiamo. Parecchi non sanno che parecchi turisti una gravità, non sanno che noi abbiamo lo stemma più grande al mondo, l'Aquila sui Trettoni. E te lo posso confermare, perché ho conosciuto una ragazza sì. che non, non aveva capito perché c'era un enorme stemma. non riescono ad arrivarci, non riescono a vederlo. Oh, primo perché si trova in una zona periferica, due perché abbiamo quella stazione. Eh, Rocco, io ripeto... Quindi, quando, quando riusciranno a capire il valore di quello che hanno, gravina proprio diventa una cosa incredibile. E io adesso ti voglio fare una proposta: perché qui, nella tua barmeria, non adibisci a un piccolo angolo per fare un piccolo museo? Diffic Visto che il comune non ne vuole sapere. Diciamo come stanno. Infatti. È difficile perché è raggiungibile dai turisti, io. Sia la vecchia amministrazione, otto lunghi anni, sia la nuova mi avevano promesso una stanza. Ma non solo a Massimo lo 10. io non, non, non mi ritengo il migliore di tutti. Io mi ritengo, io ho una mia tecnica. C'è chi lavora il legno, c'è chi lavora il ferro, c'è chi fa le colacolla, c'è chi fa i quadri. Mettiamoci insieme. Abbiamo una struttura, Santa Sofia, tutto. Da Chiusa. Santa, Teresa. Santa Teresa adesso avremo dietro a Santa Maria altri luoghi, a fianco a Sant'Agostino dove il comune è ritornato proprietario io, il mio obiettivo è quello di far stare 10 minuti in più il turista a gravi. poi so io come guadagnare 10 euro perché io realizzo il ponte in miniatura piccolino Fino ad oggi ne ho fatti 250, li sto spedendo in tutto il mondo. Sentito carissimo Sindaco Fedele La Greca. Gravina, grazie a lui, sta girando il mondo. Se la vecchia amministrazione non è riuscita a valorizzarlo, io facciamo che cosa. Non solo a Massimo Lollici, perché io ho la mia... come tanti altri, io artisti. ho la mia attività, non è che ci devo guadagnare sulle miniature. Altamura ha comprato tre mie opere, tre, tre opere di Massimo Logliesci stanno ad Altamura. E hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. E mi stanno chiamando con quest'opera che sto realizzando, è di Altamura, e l'ho venduta. Bene, ho, ricostruito, ho ricostruito il famoso castello, castello, castello di Altamura. Il castello di Altamura si chiamava e... quello e gli Altamura non hanno presi. La cattedrale di Altamura, però qualche giorno se ne andrà di qua, se ne va ad Altamura. Io non sto, sindaco, non sto più costruendo opere. Questa è la voce di Gravina, non di Massimo, di Gravina. Se i nostri assessori non sanno dove mettere le mani, intervenga lei di persona, qui dobbiamo risolvere la situazione. Gra Gravina sta in un cul de sac, deve uscire fuori. Io quest'anno l'assessore Vito Stemolo mi è venuto a trovare. Mi è venuto a trovare, mi ha contattato telefonicamente. Massimo ci devi abbell dobbiamo abbellire il padiglione istituzionale. Vito, non c'ho tempo, non, non me la sento, sono, le opere sono pesanti, questo avanti e dietro. Però Vito Stimo mi ha convinto e portai quattro, cinque opere alla fiera di San Giorgio. Sui social l'attrazione più visitata e più fotografata di tutta la fiera è stata… Tra i quali pure l'ho fatta pure io nel è, giornale. È stata… La postazione di Massimo Loglieri io a novembre. Il sindaco, carissimo amico, conoscente da tanti anni, è andato a Roma dal Papa. Da un'udienza privata. Massimo Loglieri realizzò la facciata della Madonna delle Grazie, che è stata donata dal sindaco al Papa nella vecchia amministrazione io lo posso pure raccontare a te, settembre 2018 chiamai l'assessore e il sindaco arriva Matera 2019 Massimo Lollesci a voi, vi dà 12 opere di gravi. le prendete, le portate a Matera su 10 persone che le vedranno una verrà gravina a vedere due anni fa si brucia il bosco non ne parliamo si brucia il bosco quando finì tutta l'emergenza, Massimo Lollis si recò dal comando della polizia municipale e mi fece avere l'elenco di tutte le associazioni che vennero ad aiutarci a spegnere l'incendio. Erano 22 associazioni. Massimo Lollis aveva già preparato 22 ponti piccoli che io gratis Volevo donare ad ogni associazione. Contattare l'assessore, contattare il sindaco. Sì, 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 Massimo, bella iniziativa, facci organizzare qualcuno. Tutto taggio, gratis. Se per questo vogliamo parlare della fiera di Gravina, più che un'intervista sta diventando una protesta, però ah, abbiate beh. pazienza, per queste cose le dobbiamo anche dire. Io ho scritto su, sulla fiera di Gravina su una promessa del sindaco: signor sindaco, non facciamo come gli altri, che alla fine della fiera ci scordiamo tutto e poi due mesi prima ricominciamo. Perché a questo punto la fiera di Gravina diventa un mercato rionale, una cosa inutile. Sì, sì, sì. Lui ha promesso che dal giorno dopo avrebbero cominciato a lavorarci. Noi non stiamo vedendo niente. Vi posso solo dire che la Fiera di Bari ha già chiamato gli espositori. Già oggi, no, già da due mesi fa, ha già chiamato gli espositori. E qui, signor Sindaco, quando ci muoviamo? Cioè in questo paese sbocciano fiori incredibili e li lasciamo morire. Com È come avere un bel giardino, però per. Per, non, non avendo cultura, non avendo passione, non avendo, li, li lasciate morire, li lasciamo morire. Non facciamo morire l'ennesimo fiore di Gravina. Quindi mm -hmm. è una promessa... Io non mi fermo. Io non. Massi, Massimo ha promesso di non fermarsi. Io ho quasi abbandonato Gravina, ma alcune persone non le abbandonerò mai e starò sempre a fianco suo. Mi raccomando. Massimo, è stato veramente un grande piacere stare con te oggi. Grazie per la visita. E vi farò vedere le, le sue opere che sono uno spettacolo. Arrivederci a tutti.